presentate le stagioni musicali dei teatri di Pistoia. 7 appuntamenti per la 18ª stagione sinfonica e 9 concerti per la 61ª stagione pistoiese di musica da camera. Tra i protagonisti della stagione cameristica, il maestro Federico Maria Sardelli, ospite anche all'incontro di presentazione, che proporrà un concerto reading interamente dedicato all'opera di Vivaldi. Siamo molto felici, attendiamo proprio questo momento finalmente della ripartenza delle stagioni musicali. Il cartellone è molto ricco, ci sono molti artisti che veramente vale la pena di venire ad ascoltare e vale la pena di ritrovarsi e ritrovare quella bella abitudine di andare a teatro e di vedersi insieme nella bellezza della musica. I concerti saranno nella stagione sinfonica al Teatro Manzoni. Per quello che riguarda la stagione cameristica saranno qui al Saloncino De Rossi, eccezione fatta per l'apertura della cameristica che sarà anche quella al Manzoni e per il concerto con il maestro Sardelli che sarà al refettorio di San Domenico. Quindi vi aspettiamo per tanta bella musica insieme. Oggi che sono nel Novecento, siccome posso scegliere se scrivere una canzone in stile Bob Dylan o scrivere una cosa completamente atonale, io scelgo il barocco. E il barocco di una certa altezza cronologica, non un neobarocco, una cosa un po' alla maniera di... No, proprio vi racconto cosa succedeva a Venezia nel 1725. Vivaldi è anzitutto un compositore da riscoprire, sembra di essere ormai familiare a tutti, e invece no, è un compositore moderno, appunto, nuovo per tanti versi, e il Vivaldi che proponiamo qui in questa bellissima stagione pistoiese è il Vivaldi della riscoperta, appunto. È stato in silenzio per più di 200 anni, come nessun altro compositore è mai rimasto così in silenzio. Ebbene, raccontare la storia di questa grande riscoperta è alla fine, nel primo Novecento, questo Vivaldi che spunta come un fungo dal nulla. E quindi è una storia molto rocambolesca, è la storia di una perdita di memoria. Vivaldi che può essere morto non solo una volta ma 100 altre volte e si è salvato per un miracolo.